La Val Fontana Buona, sullo sfondo, comune di San Colombano Certenoli, degli alberi di Nocciola, nel Noccioletto con Fabio. Benvenuto in località Fregaia, siamo riusciti a scendere con tutte le difficoltà del caso perché qua c'è una pendenza, Fabio, quanto sarà la pendenza? Non lo so, sarà. È notevole, è notevole sia per noi <ride> che ci lavoriamo e per voi che siete venuti oggi ospiti, grazie nel nostro noccioletto. Chi ci lavora qua oltre a te? Eh, praticamente nessuno, eh, lavora eh, Monica e sua mamma, lavorano ogni tanto a darmi una mano, ma lavoro Quindi la compagna e la mamma della compagna. Eh, sì, diciamo di sì, esatto, precisamente Allora, eh, difficile scendere, lo capite, sentierini stretti Peraltro veniamo da un'estate in cui è piovuto poco, quindi si scivola tantissimo Prendi in mano la tua, mai detto, insin L'insin, questa attrezzatura che serve per scuotere, eh, per scuotere i rami di nocciolo Ne abbiamo è... parlato prima, comunque fatta di legno, con una sorta di gancio naturale Non legno su legno, meno violento se fosse di ferro ovviamente, come si agisce? Si va a intersecare con una parte forte della pianta, robusta, e poi si scuote ripetutamente agitando in questo modo. Così cadono le nocciole, oltre che le foglie secche, e noi poi andiamo a raccoglierle. Mamma mia! Ecco, raccontava prima Fabio come, e si capisce da qua sia è difficile mettere le reti, perché sarebbe più comodo, no? Perché adesso, premesso che siamo... Eh, a metà di settembre la stagione è iniziata prima per il caldo e quindi non ce ne sono praticamente più però adesso tu come fai? devi andare giù a prendere la nocciola precisamente adesso bisogna stare attenti a non scivolare e andare piano piano a raccoglierle a mano e non che È fatica non è una cosa da poco perché non è una nocciola ne raccogli magari qualche esatto, quintale adesso nel caso di oggi forse ne trovi uno o due allora tu tanto scendi pure ecco io ne vedo già una lì ma è difficilissimo cioè lui è abituato però ci sono tutti i muretti qua che ovviamente essendo muretti a secco rischiano di crollare ora qua ma vedete lui è come uno stambecco come le capre no eh, Fabio che eh, riescono ad andare ovunque eh, ci si china quindi è faticosissimo come lavoro. Poi parleremo anche del prezzo perché si dice sempre che l'olio extravergine costa tanto perché è duro, ma io credo che anche le nocciole, soprattutto vengono raccolte con questo metodo, poi alla fine debbano avere un prezzo mh, che sobarca. Ecco, ne raccolgo un paio anch'io, già che le vedo qua qualcosa c'è, però forse alcune sono ormai vuote, infatti sono vuote per la maggior parte, poi ha preparato una selezione, sì ce ne sono, ma sono tutte... Sono tutte vuote queste, le tue invece sono piene. Sì, le mie sono piene, speriamo che ci sia un buon prodotto dentro, anche se purtroppo la siccità quest'anno ha fatto, eh, diciamo, un prodotto un po' più piccolino rispetto al normale, ah. che già le nostre sono piccole, quindi. Ma tu scivoli mai giù, cadi mai giù? per. Può succedere che si scivola. E qua Può si succedere. scivola, si rotola giù, essendo così pendente? Precisamente, sì, si finisce nella fascia di sotto, come si suol dire. Mamma mia. Allora, caldo. Intanto parliamo dei cinghiali. Perché i cinghiali sono un po' una piaga in tutta la Liguria e non solo. Credo in Liguria. Qua che cosa comportano? Allora già abbiamo noi difficoltà a stare in piedi qui. Eh, quelle bestie lì mh, sembra strano ma grazie alla loro zoccolatura riescono a salire e a stare in equilibrio ovunque. Eh, però qual è il problema? Che quando entrano queste bestie eh, causano danni di diverso tipo. Allora questo noccioletto è recintato con un recinto elettrico che in teoria dovrebbe impedire l'accesso a questi animali selvatici. Mentre in realtà con un'estate così eh, siccitosa, asciutta, molto calda, eh, il recinto elettrico funziona un po'... O meno bene perché il principio qual è? L'animale eh, chiude un circuito prendendo la scossa dal filo e scaricando la terra. Se eh, il terreno è asciutto, la scarica a terra non avviene molto bene, quindi l'animale già ha lo zoccolo eh, di osso e mm. quindi scarica meno. Eh, c'è asciutto, la scarica la sente meno, riescono ad entrare. Qui sono entrati diverse volte e o al di là del danno causato nel, nella ratura, nella zappatura del terreno che fanno, eh, parlando del terreno così scosceso, immaginate le pietre che rotolano. Mm. Tutto quello che il cinghiale smuove va a finire giù. Eh, la terra magari è più polverulenta, ma la pietra rotola e arriva in questo caso addirittura fin sulla strada. In effetti, io eh, avevo messo ecco, delle mh, paratie di legno laggiù in fondo nell'ultima fascia, in modo che possano eh, fermare queste pietre che vanno a rotolare e, e a cadere giù. La strada sottostante è una strada pubblica dove passano ciclisti, eh, mamme con i bambini, col passeggino a piedi, magari passano anche automobili, quindi è un pericolo. Queste bestie danneggiano non solo il mio terreno, ma anche le altre persone. Bisogna tutelarsi in tutti i modi. Esatto, poi, qua bisognerebbe aprire un capitolo anche sulla, selezio sulla caccia selezionata: insomma, perché eh, ovunque si vada in Liguria non si fa altro che sentire parlare dei danni provocati dai cinghiali. C'è qualcos'altro da raccontare qua o ci spostiamo su a vedere le selezioni che hai fatto? Possiamo dire che in questo periodo nel noccioleto vedete la siccità che è perversa, la raccolta è quasi terminata perché appunto è stata anticipata, quindi si anticipa anche la chiusura. Eh, ho inserito nel noccioleto delle piante aromatiche ehm, perché non solo i cinghiali, eh, quindi gli ungulati e i caprioli, riescono ad entrare, ma anche altri animali tra cui i ghiri, che sono quelli ah. che fanno danno sulla pianta. Ah. Mentre il cinghiale le raccoglie da per terra, il ghiro fa danno sulla pianta. Poi ho preparato una selezione di, di diversità di tipo di danno in base se al ghiro o al cinghiale. Si, si arrampica il ghiro? Il ghiro si arrampica. E contro il ghiro non si può fare nulla. Eh, ci sono dei sistemi, ma diciamo che il principale è quello dello sbarramento, cioè fare un taglio sul confine, in modo che il ghiro, essendo un animale che quasi mai va a terra, salta da una pianta all'altra. Ah. Se si riesce a fare un taglio molto ampio tra un, il tuo ah, terreno okay. e quello di un altro, non riesce a volare, non riesce a saltare il ghiro. Però una volta che è dentro il tuo, salta nei tuoi rani. Sì, e si mangia tutto. E questo è un grosso danno. E poi eh, c'è anche il, lo scoiattolo <ride> americano, che anche lui adesso sta ah, facendo sì. danni, soprattutto lui di giorno. Il ghiro è un animale notturno. E quindi mh, difficilmente lo vede di giorno il giro a lavorare, mentre lo scoiattolo invece sì, lavora anche di giorno. Ci sono degli an delle annate in cui non ci sono nocciole, tipo gli ulivi a volte c'è il momento in cui magari stanno fermi un anno, eccetera, ma per le nocciole come funziona? Allora, diciamo che c'è tendenzialmente in tutte le piante una ciclicità, nelle piante da frutta soprattutto, si chiamano anni di carica e anni di stanca, cioè l'anno in cui c'è molta produzione e l'anno in cui ce n'è meno. Eh, grazie alla differenza di cultivar, ovvero di varietà presenti in questo noccioletto, che sono le famose varietà che abbiamo detto prima del misto Chiavari, e sono otto in tutto, eh, tutti gli anni qualcosa si raccoglie, un po' come le olive. Magari un anno eh, che ne so, fa meno produzione la tapparona piuttosto che la, la ecco, dall'olio. Poi su di sopra mi dici bene i nomi perché sono curiosa di sapere come okay. si chiamano le nocciole. Allora, ci mettiamo in movimento allora, risaliamo su eh, Mario anche con te per prendendo l'attrezzo in mano per andare a vedere eh, i danni degli animali e come sono le nocciole. Nocciole in primo piano, ma nocciole danneggiate. Fabio, benvenuto. Partiamo da queste, danneggiate prima della raccolta, da chi? Allora, eh, come abbiamo detto prima, ci sono diversi animali che riescono purtroppo ad entrare nel noccioletto. In questo eh, primo contenitore io ho selezionato un tipo di danno molto frequente che è quello dei ghiri. Cosa succede? Il ghiro non le raccoglie da terra, le mangia, le rosicchia come tutti i roditori eh, quando ancora sono sulla pianta. Si serve diciamo all'origine. Okay. Precisamente. Quindi cosa vediamo? I buchi? Noi qui vediamo eh, le nocciole bucate eh, dai eh, denti, quindi eh, ha mh, rosicchiato con la dentatura la scorza esterna più dura e ha mangiato ehm, il cibo che c'era dentro. Sputa, la, chissà se sputa il cioè la buccia oppure se la mangia pure. Mh, mentre la rosicchia, la, la buccia cade, cade, okay. per terra. Okay. cade per terra. Il ghiro è talmente furbo... Che riconosce se all'interno eh, di un mazzo di nocciole come questo, perché vedete che ci sono più, sì. eh, più nocciole, se ce n'è una che è mh, cimiciata cosiddetta, ovvero eh, una nocciola non buona che dentro magari è vuota, lui non la rosicchia, eh. la lascia, la lascia intonsa perché sa che è inutile. Eh. È Inutile sprecare energie, ecco, sono son molto furbi, questo è l'effetto della natura forse. Qua, più o meno erano tutte eh sì, sono erano tutte prese e quindi voi ve le trovate quando scuotete l'albero per terra già senza la nocciola dentro precisamente c'è cioè un danno del prodotto perché non, non c'è più di prodotto è più o meno che percentuale non so come quest'anno siamo arrivati a un buon 90% di, di mangiatura dal ghiro è stato un danno notevole il 90% delle nocciole va mangiato il 90% delle nocciole che erano sulla pianta sono state danneggiate dai ghiri quest'anno sul serio è stato un danno notevole in media quanto è invece? Dipende, se vado un 30% si può arrivare anche un 70%, dipende cioè, dalle... Mi andate. vuoi dire che in ogni albero più o meno il 90% si saranno già mangiati i ghiri? Quest'anno è andata così dappertutto, in tutti i noccioletti che io ho sentito. Ma perché in particolare? Eh, I ghiri, un po' come le piante che fanno un anno di carica, un anno di stanca, ci sono anni in cui prolificano tantissimo. Quindi, le annate in cui ci sono tanti ghiri hanno questa capacità, questa possibilità di ehm, adempiere al loro piacere, devastando i noccioleti. Poi ci sono anni in cui il ghiro, per qualche strano arcano segno del destino, per qualche malattia che noi non conosciamo, sparisce, magari sta un anno o due senza, senza farsi vedere. Accidenti! Qua questo è un altro tipo di danno. Eh, la differenza è evidente, e cioè eh, il ghiro rosicchia sulla pianta. Gli ungulati prendono le nocciole quando sono già a terra. E cosa succede? Con la loro dentatura, con le loro mascelle possenti, le spaccano a terra, mangiano quello che c'è dentro e lasciano al suolo questo tipo di guscio spaccato grazie all'azione della, della chiusura del, della mascella che spacca la nocciola. E quindi vedete la differenza del danno è notevole. Cioè qui abbiamo. Pezzetti di guscio a terra, mentre prima avevamo delle mazzette di nocciole ancora sulla pianta rosicchiate. Quindi senza più la nocciola all'interno. E mi sembra di capire che facciano più paura forse i ghiri dei cinghiali perché se la mangiano già addirittura fino al 90% della capacità di una pianta all'origine. Precisamente, mentre per il cinghiale si possono attuare delle eh, politiche di mh, come posso dire mh, preserva preservare il territorio, quindi chiudendo con dei recinti, o il recinto elettrico, c'è cioè chi fa eh, recinzioni con griglie elettrosaldate, chi usa altri sistemi. Quindi il cinghiale bene o male fuori riesce a tenerlo. Il ghiro no, perché ehm, ha la capacità di saltare da un albero all'altro. Non ho mai visto un ghiro, non so neanche come sia fatta, cosa somiglia Assomiglia a un topolino un po' più carino con le orecchie grandi e la coda molto piumosa, diciamo così. E chissà dove dormono, cioè non potete andarli a sterminare mentre dormono, sterminare per carità di Dio, però insomma i danni ci sono. Esattamente, purtroppo fanno parte della, del patrimonio indisponibile dello Stato, della fauna protetta della città metropolitana di Genova, e quindi noi l'unica cosa che possiamo fare è tenerli distanti e quando ci sono danni importanti come quest'anno eh, richiedere un risarcimento. Ok, però non c'è la caccia selettiva del giro come c'è per il Cinghiale esattamente così. Non esiste, non esiste purtroppo Loro devono continuare. Eh, andiamo a eh, le nocciole invece belle, e sane. Allora, queste sono dell'anno scorso e quindi le vediamo già pulite, giusto precisamente pulite e anche belle abbronzate come si suol dire quando si raccoglie la nocciola si fa la pulitura e poi se è un pochettino indietro con la, con la maturazione dopo la raccolta si fa maturare un pochettino al sole vediamo nocciole del 2020 ecco, ci sei passato un po veloce su questo concetto cioè la nocciola quando la raccogli non è detto che sia già pronta per il consumo? Esattamente, eh, cosa succede? Che quando tu raccogli la nocciola la trovi dentro a un, a un elmo cosiddetto eh, che non gli permette eh, la completa maturazione a questo punto una volta che la nocciola viene pulita eh, si lascia al sole distesa a, chiamiamolo maturazione ma in realtà è più un, una completezza diciamo. si fa per completamento della, della maturazione della nocciola questa, questa estesa, distesa al sole Per quanto? Quando ti accorgi che la nocciola è pronta dalla, dalla colorazione, ecco dalla bronzata. Sì, sì, può essere, può essere oh, diciamo 15-20 giorni, non di più. Come si pulisce? Questa è la nata 2021, quella è raccolta proprio in quest'estate. Mi fai vedere come si pulisce una nocciola? Allora, noi ehm, eh, ci avvaliamo di un macchinario che semplicemente fa questo lavoro. Prende la nocciola e eh, toglie l'involucro esterno lasciando la parte bella pulita della nocciola che è questa come si faceva un tempo forse anche a mano no? come fa... si faceva un tempo noi tendenzialmente sono due anni che eh, Monica e sua mamma lo fanno a mano la ex compagna con la mamma la ex compagna con la mamma precisamente brava Elisabetta ecco eh, non è neanche difficilissimo forse come lavoro lungo se hai poco prodotto mm. eh, si può fare anche a mano in questo senso cioè si vede che basta uh, aprire leggermente la nocciola viene fuori da sola questo poi si butta di nuovo a concimare questo si butta a concimare e um, lo puoi anche bruciare nella stufa mm -hmm. se hai una quantità notevole come di solito ne avevamo noi magari di quintali, ecco ci vuole un macchinario e, e qua vediamo anche la differenza che dicevi del colore, queste qua sono appena più o meno raccolte, sono sì. di questo colore queste qua sono abbronzate come diceva Fabio sono bravissima. più scure perché sono state bravissima. a maturare al sole bravissima, si vede proprio questa differenza chiudiamo con la resta, la bellissima resta a me ricorda l'infanzia perché quando andavo sul Monte Penna in gita c'era il furgoncino che la domenica vendeva le collane di nocciole. Precisamente, una pratica ormai andata in disuso che io ho voluto ripristinare in nome di, di, tanti vecchi, di tanti bei vecchi tempi come dici tu. E proprio perché sul mercato mancava questo prodotto. Lo, lo faccio manualmente anch'io. Inserisco le nocciole una per una sul filo, e oltre alle reste faccio anche i braccialetti e i rosari. Ecco come vabbè, è una macchina per bucare, magari un giorno torneremo. L'avevamo fatta vedere una volta con Anna, che era una signora della Val Sturla, in quel caso lì, che le faceva il suo papà. Adesso magari il papà non riesce più a farle, però è una tradizione veramente ormai che pochissimi sanno conservare. Un tempo si vendevano nei mercati, nelle fiere come oggi. Precisamente era di moda fuori dai santuari, tipo mi viene in mente la Madonna della Guardia o Montalegro. Come, un, come si chiama un, come un buon auspicio, buona portafortuna come il rosario? Come il rosario, come sì, esatto, Probabilmente l'origine è quella se mi dici fuori dai Sì. Quanto costa un chilo di nocciole? Perché qua, dicevo, la raccolta avete visto che è avventurosa, mediamente, non so, in questa zona. Allora, i grossisti le fanno un prezzo calmerato per poi darli anche ai trasformatori. Eh, tendenzialmente noi le vendiamo al privato a circa 5 euro al chilo. Al cittadino privato, insomma, non al grossista. Sì, precisamente. 5 euro al chilo, insomma, forse per il lavoro che c'è non è neanche tantissimo. Eh, per chiudere, che mercato hanno? Cioè. La gente se le compra di solito a Natale per mangiare così in tavola, ma al di là di quello. Eh, in, inaspettatamente la Nocciola Mistochiaveri è un grosso mercato a livello um, regionale, soprattutto perché um, c'è una riscoperta di questi valori antichi della terra, del eh, trovare la possibilità um, di valorizzare non solo la terra ma anche i prodotti del territorio. So che c'è una ditta di Genova che ne fa un olio. Un olio di nocciola, quindi la nocciola viene mh, schiacciata come un'oliva e ne viene fuori un olio particolarissimo. Ma può far cosa l'olio per i dolci? Sia in cosmetica che no. in eh, alimentazione. Oh. Sì. Hai sì, sì. Eh, poi per esempio la farina di nocciole con la quale si può confezionare della pasta fatta in casa. La eh, pasta di nocciole, ma è anche quella, la pasta di castagne, sì, di nocciole no. Sì, c'è la pasta di nocciole e poi eh, la vera e propria pasta di nocciole, quella fatta da nocciole tritate, viene utilizzata per la classica crema spalmabile, che qui mm. a noi a Chiaveri abbiamo un produttore d'eccellenza sul territorio che fa questa crema speciale. Benissimo, grazie. Allora ci vediamo un'altra volta che ci fai vedere ancora come si fanno le collane di nocciole e anche la macchinetta per pulirle, magari così eh, torneremo. Insomma, eh, grazie a Mario Alberton per le immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata, chissà da dove.